questo congresso si parla di importanti terapie biologiche per malattie che prima non le potevano ricevere. Quali sono? Ci sono diversi nuovi farmaci biologici per diverse patologie, quindi abbiamo farmaci biologici nuovi che quindi colpiscono nuovi meccanismi del segnale nel campo della psoriasi, abbiamo nuovi farmaci biologici nella dermatite atopica, ma li abbiamo anche nei tumori cutanei, quindi nel melanoma e nei tumori non melanoma. E infine ci sono anche novità in altre patologie infiammatorie come l'idrosadenite suppurativa. Quindi ci sono particolarmente in questo momento storico per la dermatologia tantissimi nuovi farmaci. Lo potremmo definire davvero una rivoluzione da questo punto di vista. Okay. Si parla tanto di medicina di precisione, è possibile un giorno parlare anche di dermatologia di precisione? Sì, c'è una dermatologia di precisione, nel senso che noi abbiamo tantissime possibilità terapeutiche per una determinata patologia e quindi scegliamo quella più adeguata per il paziente, quindi facciamo già una terapia individuale. Vorrei anche dire però che ci sono alcuni farmaci che funzionano con una così elevata efficacia, e sto pensando a farmaci per la psoriasi che danno dei risultati del 80-90% di casi di scomparsa delle lesioni cutanee, perché si è proprio affinata la terapia grazie alle nuove biotecnologie, che praticamente abbiamo quasi tutti i pazienti che potenzialmente rispondono ad un farmaco.